passato la dogana. A sinistra, si mette a sinistra. Siamo a Tiraspol, capitale della Transnistria, regione separatista dichiaratasi indipendente nel 1992, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma non riconosciuta praticamente da nessuno, l'ONU non la riconosce e neanche la Moldavia stessa che la riconosce solo come parte integrante di se stessa. Ecco, adesso un breve video, un pezzettino, vi faccio vedere un po' la città di Tiraspol. Buona visione, qui già c'è la bandiera vecchia sovietica dell'Unione Sovietica, della Repubblica di Moldova quando era nell'era sovietica. Salve! Bandiera della Transnistria. Tiraspol, Transnistria, chiesa chiaramente ortodossa. Chiesa, qui stanno costruendo edifici di chiaro stampo socialista. Bandiera della Transnistria con quella della Russia. Era Transnistria e Tiraspol.
saranno i caduti. Lì il palazzo principale, sarà il Parlamento. Adesso vi faccio vedere cosa c'è su. Su come bandiere. Qui la chiesa. E poi qui c'è il caramato della Zapobiede per la vittoria. Ci spostiamo poco poco a destra, abbiamo la bandiera della Federazione Russa. Città particolare, uno status particolare. Rublo transnistriano, la Transnistria, che si trova solo qui. Andando verso il parco della Vittoria, Park Pobiede. Gran spot. Certo che chiamarlo ristorante mafia, cioè non si può vedere. Cioè. Bah, presumo sia italiano, presumo. Dom Sovetov, casa sovietica, non so che dovrebbe significare. Ordine c'è, l'ordine c'è, magari c'è un po' di marciapiedi rovinati così, però l'ordine, a livello di ordine, tagliare le erbe eccetera, c'è, quello sì. Parco della Vittoria, Park Pobiede.
Dobro Poslovati, benvenuto. Parco Pobiede, che è il Parco della Vittoria. La stazione di Tiraspol. Allora ragazzi, faccio il video qui dal Parco Pobieda, Parco Pobieda di Tiraspol. Quello che ho visto è una nazione, una regione separatista ormai dichiarata indipendente dal 92, come ho già detto, che di per sé è autonoma perché ha la sua moneta, tutto, solo che ovviamente non è riconosciuta. Però appunto ho notato come c'è falce e martello sulla bandiera. Qui vedo appunto un sistema molto 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 appunto di stampo sovietico. Questa zona, questa regione della Moldavia appunto indipendente, è rimasta non indietro nel tempo, è voluta rimanere ai tempi dell'era sovietica, sia a livello infrastrutturale sia a livello sociale. Sembra vedere appunto il socialismo, poi tutto tranquillo, molto silenzioso, polizia ovunque, controlla tanto. Esperienza, ho visto qualcosa di diverso, ma non è che vedi, cioè vedi un attimo com'è tornare indietro nell'era sovietica, provi questa emozione, diciamo. Comunque ve la consiglio di vederla, se venite in Moldavia, guardate, tanto il bus costa circa 2 euro, quindi poco. C'è la dogana col controllo, lasciano il permesso per stare, eccetera, queste sono cose che si vedono quando è arrivata la granizza, il russo sarebbe granizza, e la dogana. Dai, ciao!